Ciao ragazzi! Intuendo la linea di pensiero sull'endgame da parte degli sviluppatori, ho deciso di evitarvi tutta la noiosissima trafila delle stanze tutte identiche nei vari dungeon. Quindi vi farò soltanto vedere qualche immagine relativa ai boss finali, dicendovi che comunque sia è stata estremamente lunga e non difficile, ma incredibilmente noiosa. Ho attraversato i vari dungeon che già avevo visitato per poi raggiungere la porta magica, quella che si apriva con la chiave di Ezma. Ho raggiunto tutte le varie stanze dei boss di tutti i dungeon e ho concluso la quest che si chiama La minaccia sopita a Lucis. Vi dico che non è stato facile, non tanto per alcuni dungeon che la maggior parte erano semplici per quello che riguardava il raggiungimento degli obiettivi, perché bastava avere una quantità esorbitante di pozioni, non richiedeva nemmeno impegno o bravura. Soltanto uno in particolare, la minaccia sopita a Daurel, non era semplice trovare il punto per entrare nel dungeon hardcore. Comunque la porta del vault era un po' nascosta e vi lascio una piccola mini guida per riuscire a raggiungere quel punto. Bene, la seconda missione ci porta a Daurel, che è un altro sistema di caverne, questa volta un po' più paludoso. Devo ammettere di aver controllato su internet come si può raggiungere la porta per la parte hardcore del dungeon. Quindi vi farò vedere come si fa. Come vi ho anticipato, è un po' difficile perché bisogna utilizzare un sistema un po' diverso dal solito. A parte questi nemici che io sto massacrando velocemente, più avanti ci sarà un gruppo di nemici. Non dobbiamo assolutamente uccidere il gigante che apparirà. Concentriamoci invece sugli mille occhi, che sono solo che fastidiosi. Ecco fatto, sono riuscito, usando durante il combattimento l'appiglio che ci dava la possibilità poi di fare una carica dall'alto, in realtà sfruttando questo appiglio noi dobbiamo rimanere fermi fino alla fine del combattimento e poi calarci su questa piattaforma di metallo. Per semplificare tutto possiamo buttare giù la scala in maniera che un domani ci troviamo nella possibilità di ritornare senza tanti problemi in questa zona. Comunque, ovviamente io ho perso decine e decine e decine di minuti nel tentativo di trovare questo luogo. Non volevo credere che fosse un sistema così complesso. Pensavo che semplicemente non vedessi qualche strettoio o qualche porta segreta. Comunque. Ecco qui la porta. E vediamo con che cosa ci troveremo mai a che fare. Se sarà un'altra serie di stanze, una identica all'altra, o se sarà qualcosa di differente. Noctis si mette a posto i capelli prima di affrontare il dungeon perché non vuole assolutamente rimanere male nelle foto. A parte tutti i dungeon, Crestholm, Staleaf, Baluv, Daurel e Fochaug, Kostelmark rimane un incubo. Perché? Perché semplicemente non è permesso utilizzare gli item, quindi mi costringe a non morire mai con Noctis, o comunque non andare mai a zero punti vita. Mi va bene anche andare in crisi, poi salvato dai miei compagni, ma spesso i miei compagni o muoiono prima di me,
o semplicemente si disinteressano a proteggermi. Quindi è stato un po' più duro perché ho dovuto rifarla diverse volte, addirittura scendendo a compromessi con le opzioni di gioco e abbassandone la difficoltà perché non me la sentivo di rifarlo una terza, una quarta, una quinta volta, perché è stato veramente duro. Duro soprattutto per una questione di resistenza, ci misi davvero tanto, non potendo salvare all'interno, è stato tutta una sorta di maratona di resistenza fino ad arrivare al boss. Vi posso dare dei consigli, i boss, che sono due all'interno di questo dungeon, sono fruitori della magia elementale di fuoco, quindi se utilizzate oggetti protettivi potete avere ottime chance contro di loro. Oltretutto prima del boss finale o anche prima del boss intermedio c'è un punto dove poter riposare. I punti dove ci si riposa ci creano innanzitutto un salvataggio e ci danno la possibilità di mangiare oggetti che a volte ci danno anche delle resistenze ulteriori. Quindi per esempio con Noctis ero arrivato a una resistenza al fuoco di 100%. Questo non vuol dire che non prendessi danni, perché comunque il nemico attaccava anche in maniera fisica, però mi dava più respiro. Una volta terminati tutti i dungeon, sono andato da Ezma e ho raccolto la ricompensa dell'ultima quest, diciamo quella che riassumeva tutte le missioni legate appunto a questi dungeon endgame. Se così vogliamo nominarli, perché io sono rimasto incredibilmente deluso. Ho avuto a che fare con una serie di stanze, addirittura in un dungeon ce n'erano 100, quindi vuol dire che ho dovuto passare tante ore a fare la stessa identica cosa senza nessun tipo di soddisfazione finale, perché alla fine non avevo nessuna difficoltà a bere l'ennesima pozione e andare avanti. Comunque il dungeon, quello con 100 stanze, ha esaurito la mia scorta di pozioni, mega pozioni, elisir, e stava intaccando la mia scorta di mega elisir. Dopo aver fatto tutta questa parte, che io ho reputato, diciamo, la più noiosa del gioco, ho deciso di chiudere altre piccole missioni che avevo. Per esempio, rivisitando Kostelmark, anche guidato da una quest di caccia, ho trovato l'oggetto che serviva a Dino, e quindi ho chiuso anche la sua linea di missioni. Coltivando le carote nel mio orto e scambiandole con un NPC di vicino, ho ottenuto delle fragole con le quali Coctura poteva cucinare quel famoso dolce di cui ci aveva parlato e per il quale noi abbiamo addirittura fatto una missione. Questo dolce era in realtà il dolce che Noctis nell'anime Brotherhood voleva che Ignis riuscisse a cucinare per lui, un dolce che gli ricordava i vecchi tempi di quando aveva abitato per qualche periodo a Tenebre. Infatti, mangiando questo dolce si sblocca una linea di dialogo che riporta proprio a questo dettaglio e Ignis da quel momento potrà cucinare quello specifico dolce. Ho finito poi le missioni di sintesi, perché Sid piano piano è andato avanti nel suo lavoro e mi ha chiamato spesso per completare tutte le varie armi. In occasione dell'ultima arma, inoltre, mi ha donato un martello, che risulta essere un key item, con una dedica a tutte le teste così dure che Regis aveva incontrato, perché quell'incisione la fece proprio Regis in onore del suo amico Sid. Poi mi sono tolto lo sfizio di chiudere tutte le cacce presenti nel gioco, raggiungendo quindi anche il rank 9 che non ero riuscito a ottenere, diciamo, a una prima occhiata di tutte le cacce. Mi ero infatti dimenticato una zona vecchia alle Stadium che aveva un sacco di cacce a disposizione che mi hanno traghettato all'obiettivo del rank 9. A questo punto ho potuto chiudere tutte le missioni di rank 9 e ottenere quindi, diciamo, la massima onorificenza. Nell'ambito della pesca ho deciso di chiudere tutte le varie missioni di Navit, che man mano spostandosi da una locazione all'altra mi sfidava a dare il meglio per pescare i pesci più eclatanti di Ios. L'ultimo pesce in particolare non è stato difficilissimo, perché ho avuto l'accortezza di utilizzare un dolce imparato durante il carnevale d'Altissia che raddoppiava la resistenza della mia lenza, quindi avevo la possibilità di non rischiare di perdere la lenza. È stato solo una questione di pazienza, ma il risultato finale è stato
entusiasmante perché ho visto i miei compagni buttarsi in acqua e darmi una mano a raccogliere questo pesce e oltretutto chiudere anche una linea di missione che io non reputavo così interessante. Non ho dimenticato nemmeno Sania e ho chiuso tutte le missioni relative alle rane. Vi lascio anche una breve guida su dove si trovano le rane dell'arcobaleno che, a differenza di tutte le altre missioni, noi non avevamo idea di dove trovarle perché non avevamo una location precisa. Infatti queste rane sono sparse per tutta la zona free roaming di Eos. A questo punto mi mancherebbero solo pochissimi contenuti. Uno di questi è relativo ai minigiochi, che probabilmente io esaurirò in un altro video a sé stante. A questo punto quindi mi mancano soltanto due contenuti importanti per completare questo gioco, diciamo, al 100%. Non posso dire 100% perché non avendo una guida non posso essere strasicuro di aver completato tutte le parti di questo gioco, anche perché io per alzare per esempio la cucina di Ignis ho dormito nei vari bivacchi e a volte mi si sono sbloccati dei minigiochi o comunque delle sezioni di gioco molto piccole, simpatiche, che non sospettavo esistere, quindi non escludo che ce ne siano tantissime sparse per la zona free roaming del gioco, perché il gioco non ci chiedeva, anzi ci ostacolava il desiderio di accamparci all'aperto, perché per noi era sempre vitale andare a esaurire i nostri punti esperienza in quei luoghi, negli hotel, che avrebbero duplicato, triplicato i nostri punti esperienza. In realtà, nel momento in cui i punti esperienza non sono più il mio problema, mi sono accampato varie volte per poter dare la possibilità a Ignis di cucinare e quasi tutte le volte mi si è sbloccata una piccola cutscene con un piccolo minigioco che a volte poteva essere Gladio che mi chiedeva di fare una corsa sulla spiaggia con lui, oppure Gladio che mi chiedeva di pescare un certo pesce, oppure Ignis che mi chiedeva di preparare la colazione con lui il giorno dopo. Addirittura una buffissima sequenza in cui Ignis viene derubato dei suoi occhiali da un dispettosissimo ciocobo nero che poi noi avremmo dovuto cercare di distrarre per poi recuperare gli occhiali di Ignis. Questo mi fa pensare che in realtà nascosti in giro per l'universo ci siano veramente tantissimi piccoli
camei, tante piccole scene che possono essere interessanti. Quindi non posso dire di chiudere il gioco al 100% perché non ho una guida che me lo confermi. E poi comunque il gioco è in continua evoluzione, ogni settimana gli sviluppatori, quasi ogni settimana, aggiungono dei contenuti che io cercherò di fare per tenere aggiornata la serie. Comunque i due contenuti che ci mancano sono molto particolari. Il secondo, cioè quello che farò per ultimo, è legato al trofeo di Adamantoise, cioè quello di sconfiggere il nemico più potente presente su Ios. Lo tengo per ultimo per poter poi fare la chiusura della serie con tanto di, diciamo, giudizio finale da parte di una persona che l'ha veramente giocato a fondo. Ho superato da poco le 200 ore, vi assicuro che quello che può essere la mia impressione è a cognizione di fatto riguardo questo gioco. L'altro contenuto, che è quello che farò fra poco, è Pythios, cioè un dungeon molto particolare perché non è infestato dai mostri, ma è in realtà una sorta di labirinto quasi platform in cui noi dovremo riuscire a raggiungere l'uscita da soli, saltando e intuendo degli enigmi. Questo dungeon dico che è importante non solo per la sua particolarità e per essere incredibilmente ispirato all'interno di un gioco invece quasi privo di picchi di interesse come questo, ma anche perché rappresenta un po' una controversia sulla lore di questo gioco, perché questo dungeon sembra racchiudere in sé e nelle sue mosse e in tanti dettagli di questo labirinto sembra racchiudere una storia che potrebbe essere proprio l'incipit di tutta la storia di Final Fantasy XV e un punto nevralgico della proprio mitologia di questo mondo.